c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi a Risolto Giallo! Buonasera. Buonasera da Alessia Sorgato e da Risolto Giallo. Buonasera anche da Niccolò Mazzavillani, qui negli studi di Risolto Giallo, che in questo momento stiamo facendo una serie di test di profumi, di spon, che ci si augura che un giorno diventino sponsor di Risolto Giallo. Ma in realtà no, in realtà noi siamo qua perché il nostro ospite, anzi la nostra ospite, è molto particolare. È molto molto esperta in questo tema, ma ovviamente è una scrittrice ed è una giallista. Diamo il benvenuto a Raffaella Boss. Benvenuta. Buonasera a voi e grazie mille per avermi invitato. Il suo naso funziona in questo momento con tutti quei... Abbiamo passato un quarto d'ora a spruzzarci. Perfettamente, ma mi piacciono molto i profumi, quindi non mi disturba assolutamente. Ci non ci sorprende che i nostri risultisti non sentano che i fluvi ci sono qua. Una casa d'appuntamenti sarebbe meno profumata. Ma cominciamo a dare a Cesare quel che è di Cesare e alla Bossi quel che è della Bossi. Esattamente. E queste sono solo due, ma sono un'indagine fragrante o in fragranza di reato. In fragranza. In fragranza di reato. Delitti e profumi per ambedue per il vento antico. Raccontaci. Allora, io ho scritto altri romanzi, sono partita con la spy story, con l'avventura, ho fatto una puntata nei romanzi per i ragazzi perché avevo un ragazzino che non voleva leggere, allora ho detto vabbè, adesso te lo scrive la mamma e vediamo se non leggi il libro della mamma. Poi sono passata alla commedia brillante che mi ha dato molta soddisfazione e gli ultimi nati sono proprio questi due, che sono delle commedie poliziesche. Attenzione Niccolò, commedia poliziesca un po' come... non ce l'aveva ancora detto nessuno, spiegone. Allora, sostanzialmente il libro si forma da una parte gialla dove ci sono gli inquirenti, quindi il commissario e il pubblico ministero che indagano sul delitto avvenuto. Questi due personaggi vivono tutti insieme in un bed and breakfast di proprietà di un naso, una professione molto particolare, insieme ad un architetto e e uno psichiatra. Questi sono curiosi perché sentono ovviamente durante le indagini, PM e commissario non parlano dei casi perché, come lei sa, tu sai bene, non si dovrebbe parlare delle indagini in corso, anzi non si deve, non si dovrebbe. Però vivendo insieme, la casa ha dei punti in dove si può origliare, questi origliano e si inventano investigatori privati e quindi indagano anche loro sugli omicidi. Allora, a loro è riservata la parte della commedia, infatti ne combinano un po' di tutti i colori, mentre gli inquirenti fanno un lavoro molto serio. Poi hanno anche loro il carattere gioioso, perché non si può lavorare sempre, essere sul pezzo 24 ore al giorno. Quindi è nato questo genere, è nato, non l'ho inventato io, questa commedia poliziesca brillante. Tu poi hai detto il naso, che cioè, per dovere spieghiamo che cos'è, perché non è una parte del corpo, no, almeno non è solo la parte del corpo in questo caso. Infatti lei lo scrive con la maiuscola, eh? Ah, vedi. Lei quando parla di Agata Cristiani, chissà come le è venuto questo nome, chi lo sa, Agata Cristiani. Che proprio un omaggio a una scrittrice indimenticabile che sarà sempre una delle migliori, io presumo. Ah beh, sì. Adesso è in vendita la sua isoletta, hai visto? Stavo giusto pensando di comprarla. Adesso hai questi 3 milioni di sterline. Certamente. E poi questa Agata Cristiani, come se la melassa... È proprio Agata Cristiani la sua naso. Ma come ti è venuta questa idea del naso dentro al giallo? Allora, credimi, me lo sono chiesto anch'io. Io non sono una scrittrice che programma dall'inizio alla fine la trama. Normalmente mi metto al computer e scrivo quello che mi viene in mente. Nel caso di Infragranza di reato, che è stato il primo della serie, è morto il conte. Quindi è morto il conte, poi sono arrivati gli altri personaggi e all'inizio di questo capitolo mi è venuta
in mente Agatha Cristiani. In alcuni mestieri ci vuole un talento, in altri un altro, nel suo ci voleva naso. E da lì ho detto, bello il naso, mi piace, non, è una cosa insolita. Premetto che io sono sempre stata appassionata di profumi, ovviamente non professionalmente parlando, quindi è un mondo molto affascinante sapere come il maître parfumeur, come si chiama in Francia, il naso, è colui che ricerca le essenze, va a cercarle sul mercato, le testa, fanno decine e decine di tentativi prima di trovare la miscela giusta, perché poi diventerà un profumo che sarà messo sul mercato. Quindi ho incominciato a studiare. E più leggevo dell'argomento, più mi sono appassionata, e più mi sono appassionata, più mi sono detta no, ci deve essere un naso. E così è stato. Che tra l'altro, chi ha naso ha fiuto, e per un'indagine questa poteva dirla al commissario, allora, Basettoni. Basettoni, quello di Topolino. Certo. Sì. Questo a me fa molto piacere, mi fa sorridere, perché è chiaro che con questa battuta l'Assorgato sta subendo sempre di più l'influenza mia, perché questa è una battuta che avrei potuto fare io. Sta nascendo dell'osmosi tra noi, fermateci assolutamente. Subito. Sono una fragranza vincente. Tocca a te. Raffaella è mia, Raffaella l'ho beccata io, l'ho incontrata io, l'ho seguita. Praticamente il solito modus operandi, dell'Assorgato, che una volta che trova l'autore lo tampina per mesi in maniera estremamente delicata e piacevole. Assolutamente, è vero, perché la denuncia fino adesso non è mai partita. Quindi un po' di tatto deve avercelo. Io Raffaella l'ho incrociata sulla mia strada, il mio percorso social come scrittrice. Percorso social. Poi ho letto che è commercialista. Poco prima di andare in onda abbiamo fatto una scoperta con Mazzavillani, cioè c'è la terza vita della nostra Bossi, che è un editore. Siamo riusciti a portarvi uno scrittore editore. Questa è la prima volta. All'Assorgato, appena sentita la parola editore, sono brillati gli occhi. Non ho capito più niente. Racconta questa parte della tua vita. Allora, anche il passaggio, tra l'altro, dai numeri. Il passaggio è stato per me indolore, per chi mi circonda è stato un fulmine a ciel sereno. In realtà era una decisione maturata da tempo. Io sono laureata alla Bocconi, ho fatto il commercialista per 17 lunghissimi anni. Una vita di calcoli, di bilanci, di numerini, di scadenze all'ultimo momento, di nottate passate in ufficio, per cui sono arrivata a un punto nella mia vita in cui mi sono detta voglio altro. In più avevo anche un ragazzino in un'età un po' particolare, quella in cui la mamma è meglio che sia sul pezzo, dove vai, che cosa fai, fammi vedere i compiti, eccetera eccetera. Per cui ho preso la palla al balzo e ho detto basta, smetto la mia carriera di commercialista. Per un paio d'anni ho scritto e ho con due socie con cui sono anche in società nell'edizione Il Vento Antico, abbiamo fatto delle presentazioni letterarie, organizzavamo dei weekend letterari, quindi sempre nel mondo della scrittura, che è sempre stata una mia passione. Io arrivo dal classico, quindi... Ricordiamo i nomi delle socie? Patrizia Militri e Lili Luini, che sono... Patrizia e Militri! Un'altra grandissima scrittrice, con Lili Luini, che scrive anche lei dei gialli incredibili. Patrizia Militri Palma. È già stata invitata. Davvero? Assolutamente sì. Perché... Una giornata piccolo di... Piccolo il mondo, quanto è bello starci dentro. L'ho già invitata, ci siamo messaggiate non più tardi di un mese fa, ma abbiamo posticipato a settembre. Sì, perché adesso sta per uscire. Esatto. Una puntata di grandi emozioni, queste, per la Sorghi. Io l'altro giorno in metropolitana un signore, a cui stavo andando addosso perché stavo leggendo il tuo libro, ha fatto un passo indietro al tornello dicendo no, prima chi legge, avanti chi legge. Bello. Bello questo. Avanti chi legge non è male, sembra uno slogan ma è molto bello, apprezzo moltissimo. Secondo me il signore che è appena volato su adesso lo usa. Pardon. Però stavi dicendo, esatto, il tuo rapporto con la scrittura, quindi è iniziato...
c'è già... Allora, prima è iniziato il rapporto con la lettura, perché prima di essere uno scrittore devi essere un lettore. Se non leggi un certo numero di libri, probabilmente non ti si forma la capacità di poi mettere per iscritto le tue storie. Io lo dico sempre ai miei autori e sono fermamente convinta di questo. Quindi io ho iniziato come lettrice. Ciò non toglie che comunque fin da bambinetta amavo moltissimo scrivere queste storielle simpatiche, sempre molto simpatiche perché l'ironia probabilmente è nata con me, che regalavo ai miei genitori piuttosto che alle varie amiche. Ma il primo libro è arrivato molto più tardi. Lapo aveva 2 anni, quindi io ero ancora a mezza giornata in ufficio, abituata a stare 12 ore in ufficio. Quando ero a casa mi sembrava di arrampicarmi sugli specchi, per cui un pomeriggio in cui diluviava mi sedetti al computer e scrissi questo pezzo. Poi dopo un paio di giorni lo rilessi e dici: però è carino, lui chi potrebbe essere, lei chi potrebbe essere, ed è venuto fuori L'avvocato colonnello, che è stato il mio primo libro. Mandato un concorso, ha vinto, è stato pubblicato e da lì poi non mi sono più fermata. Sì, ma il passaggio alla casa editrice che il passaggio manca. Alla casa editrice è che dopo 2 anni a casa, quindi mollato il lavoro da commercialista, 2 anni a scrivere, io devo fare sempre qualcosa di più perché sono un po' come l'assorgato. Sono un po' irrequieta di natura, per cui sempre con Patrizia e con Lilli, che ho nominato prima, ci siamo dette: ma perché non apriamo una casa editrice? E facciamo in modo di seguire degli autori che hanno i nostri stessi valori. Infatti l'edizione Il Vento Antico arriva da una frase che è: nel vento di ogni uomo soffia un vento di valori che non moriranno mai. Quindi ci ispiriamo a quei valori, quindi la letteratura deve essere una buona letteratura, deve trasmettere qualcosa, deve essere di intrattenimento, ma non deve essere qualcosa che ci peggiora, perché ci sono in questa società, voglio dire, basta guardare un TG, leggere notizie e cadiamo in un buco di depressione. E in effetti nelle tue pagine c'è molta leggerezza, ci sono dei concetti, ci sono, ovviamente non stiamo parlando di Harmony, però il tono è leggero, leggiadro, non è soltanto il profumo, ma per esempio anche il cibo è molto presente nella tua letteratura. Sì. I tuoi 5 tutte le sere si mettono lì e cucinano, uno per volta. Una volta, sì, perché il bed and breakfast ora ovviamente non prevedeva i pasti, né cene né pranzi, però la solitudine è una brutta bestia, per cui queste persone incominciano: beviamoci un caffè, facciamoci una spaghettata, e da lì nasce l'abitudine che tutte le sere uno a turno cucina, e quindi si ritrovano intorno a un tavolo e cenano. Chiacchierano, bevono, fanno proprio la vita che voglio fare io da grande con i miei amici. Ci siamo già messi d'accordo, Villa Arzilla, tutti insieme, ci sopporteremo nei vari Alzheimer, probabilmente non ci riconosceremo, per cui i maschi diranno: quella è nuova, eccola lì, quella è nuova. Saremo invece sempre noi. Tra l'altro ho notato che nelle copertine dei tuoi romanzi c'è sempre... in questi, appunto, poi nei libri che hai portato per la biblioteca di Faenza, visto che anche lì nelle copertine c'è sempre questa R marcata, sarà quella di Raffaella? No, e in questo caso, allora, in fragranza di reato la R, ma ti ho interrotto? No, era questo, cioè come mai questo tratto distintivo? Allora, perché il capo editor, Luini, ha voluto fortemente che la R fosse marcata, perché è in flagranza di reato, non in fragranza di reato. Per cui altro. No, vabbè, metterla con la R normale, come gli altri caratteri, avrebbe sicuramente dato adito a qualcuno, all'opportunità però, a qualcuno di dire è tornato anche qua. E quello poi è rimasto un discorso di marketing, perché siccome quello è piaciuto, è andato, e allora abbiamo detto: continuiamo a marcare la R maiuscola. Se posso darti, ma non c'entra niente il nome. Lei vecchia sciura, questa è la R di Roberta Di Camerino, è scritta così, vero Raffaella? Sì. Peccata. Beh, del resto nei libri poi si parla delle grandi maison francesi, quindi di Hermès, di Dior e di tanti altri, perché il naso, Agatha ha studiato a Lipsica, che è l'università del profumo che c'è a Parigi. Esiste assolutamente, sì. E poi ha lavorato per Hermès, per Dior, finché ha deciso di tornare in Italia e
e aprire la sua casa, la sua maison. Ma che cosa rappresenta il profumo nei tuoi romanzi? Cioè, è l'arma del delitto, è un tratto distintivo del serial killer? Che valore ha il Allora, il profumo che si percepisce con l'olfatto, quindi uno dei cinque sensi che è un po' sottovalutato rispetto agli altri. Tant'è che il commissario Nicola Di Stefano, vivendo sotto lo stesso tetto con un naso, scopre un senso che lui non aveva mai usato nelle indagini, per cui quando si trova davanti al cadavere, o dopo che il medico legale fa tutti i rilevamenti del caso, lui lo annusa sempre, perché può essere che ci sia un profumo che dia una svolta alle indagini. E per te invece che cos'è proprio? Cosa rappresenta per te? Il profumo per me è un piacere. Dicono che le vere signore dovrebbero avere soltanto un profumo. Io evidentemente... Mi sono fatta una domanda e mi sono detta, adesso glielo chiedo. Raffaella, io ho 55 anni e sono al terzo. 3 in 55 anni, calcolando che ho cominciato a 14. Il primo è arrivato il giorno del compleanno di 14. Ti affezioni molto alla signora, ma sei assolutamente una signora, cosa che io evidentemente non sono, perché ho una serie di profumi sul mio ripiano del bagno. Mi piacciono molto e trovo che il profumo abbia una memoria, ci riporti nel passato con uno schiocco di dita. Io ricordo di aver incontrato un profumo dopo anni, ero già grande, ero già sposata, che mi ricordò mia madre, perché dicevo, la mamma portava questo profumo. Poi io lo chiesi, dice, ma mamma, tu portavi questo profumo? Ma fa sì, assolutamente, ma tu eri una bambinetta. E quindi la memoria olfattiva è estremamente forte, probabilmente si lega a qualcosa di ancestrale che ho. Ai giorni d'oggi sarebbe si aprirebbe probabilmente un mondo assolutamente nell'indagine di che cosa può richiamare alla mente un profumo, che molti possono dire l'odore che magari aveva la madre, un odore che ti ricorda un momento particolare dell'infanzia, tipo un parco giochi o tante altre cose. In realtà io sto seguendo un master in vittimologia, pesante, impegnativissimo, ma mi ricordo che in una lezione nella quale ci spiegavano, facevano un po' di neuroscienza, ci raccontarono di questo caso di violenza sessuale nei confronti di una ragazza che però non aveva avuto nessun modo di vedere chi la stesse perpetrando, e poi nel corso dei mesi successivi, proprio durante l'investigazione, lei, risentendo un'essenza, riconobbe, che poteva essere la verbena, poteva essere qualcosa del genere, svenne. Quindi il cervello svenne, perché il cervello immediatamente aveva riconosciuto quella frequenza olfattiva, da cui poi, siccome era una persona del suo entourage, l'indagine prese un certo corso e arrivò a... Ma in realtà, come si vede anche in copertina, qui non spoileriamo niente, le armi del delitto di Raffaella sono altrettanto particolari, perché in un'indagine flagrante è una pena stilografica, per esempio. In fragranza di reato? Sono due le armi del delitto, sì. In fragranza di reato, molto, molto opera e melodramma. C'è anche un'altra cosa nei tuoi reati. Non ne ho ancora commesso. Nei tuoi romanzi, che è una cosa di cui ti chiedo io, perché poi Niccolò passerà subito a fare la sua domanda preferita, e cioè qui c'è Varese, qui ho trovato anche il mio amico Giuseppe Battarino, che sicuramente troverà molto divertente il fatto che i nostri gradi di separazione siano nuovamente... Sarà probabilmente era il PM vittima. Di Varese. No, no, è un PM. No. Era il PM di Varese prima di andare a Roma. C'è Varese, c'è molta Varese, che è una città che alcuni di noi come me conoscono e altri anch'io, conoscono cioè, un che, po' come meno. Me, cioè, classico, anch'io la conosco Varese. Cioè, appunto, alcuni di noi la conoscono e altri un po' meno. Per i nostri risultisti, che rapporto hai tu con Varese, così poi Mazzavilla di schiaccio. Esatto.
Allora, io sono nata e cresciuta a Varese, quindi sono proprio doc. È una bella città, è molto ricca di verde. Adesso, come tutte le città d'Italia, credo, ma il mondo forse, subisce un po' l'urto di questa società che non è proprio tutta rose e fiori. Quindi dalla famosa città giardino siamo passati a una città un po' più caotica, un po' più pericolosa, un po' ha perso un po' quella connotazione di città provinciale dove la vita era più tranquilla. Il mio rapporto con Varese è che, sai, quando tu vivi in una città molto spesso non vedi le bellezze della città perché ci sei abituato, passi a 200 all'ora... Invece ha dei luoghi molto belli, ha delle cose anche storiche. In tutti e due questi libri c'è qualcosa di Varese, ma c'è tanto anche di inventato. Ma uno scrittore ha diritto di vita e di morte, ma anche di cambiare i luoghi come desidera. Certo. E Milano invece cosa rappresenta? È una città presente nella tua vita? Ma assolutamente sì, i miei nonni materni erano milanesi, quindi io sono venuta molto spesso quando ero una bambina a Milano, passeggio col nonno che mi mostrava le strade, pensa che ricordo mi hai fatto venire, mi raccontò davanti alla Scala che quando Verdi morì, per rispetto i cittadini milanesi misero degli stracci intorno agli zoccoli dei cavalli in maniera tale che non disturbasse, era in punto di morte, non era ancora morto, il grande maestro. Quindi ho queste immagini, questi ricordi. Di più, ho studiato la Bocconi, quindi l'ho frequentata in uno dei periodi più belli della vita, perché insomma l'università sei ancora abbastanza grande da essere indipendente, ma sufficientemente piccolo da prendere la vita con quella leggerezza. E probabilmente all'epoca tu frequentavi nella prima sede, quella in via Sarfatti, ai giardini. Sì. Che, perdonateci, architetto Hadid, ma la nuova sede fa schifo. Me l'hai detto a bassa voce. Non lo so, è stata la mia alma mater, quindi c'è sempre un rapporto di affetto con quel vecchio edificio. Certo che dalla Bocconi alla casa editrice probabilmente hai messo a frutto però tutti gli insegnamenti di economia, perché insomma queste case editrici noi vediamo il lato creativo, la fantasia, c'è il lato amministrativo. Beh, sicuramente nel lato amministrativo mi ha aiutato perché ho un background amministrativo, e nel lato creativo è finalmente venuto fuori, perché sai, quando fai commercialista non è che puoi fare della contabilità creativa, cioè a meno che tu non voglia, ecco appunto, quindi la tua creatività te la tieni ben stretta, la usi a casa alle 3 di notte quando scrivi, posso andare in ufficio. Certo, la parte amministrativa non sono riuscita a sbolognarla a nessuno, purtroppo, e quindi me la tengo, tocca a me. Però mi occupo anche della parte creativa, leggiamo, abbiamo un comitato di lettura che decide quali libri pubblicare o no. Insieme abbiamo deciso di fare un'azienda planet friendly. Infatti noi pubblichiamo soprattutto in digitale e in print on demand, che è, secondo me sarà il futuro, perché molti libri pubblicati dalle case editrici purtroppo non vengono tutti venduti e quindi sono destinati al macero, quindi con uno spreco di carta, di energia notevole. Col print on demand tu acquisti, il libro viene stampato nel momento stesso in cui viene acquistato, di conseguenza non ci sono scarti. Ci piaceva questa idea anche perché dobbiamo lasciare qualcosa ai nostri figli di bello, non un pianeta completamente corrotto, per cui nel nostro piccolo cerchiamo di fare anche qualcosa di ecologico. Una domanda velocissima perché volge al termine e lascio il commiato a Nicolò, però quel grande piacere della passeggiata tra gli scaffali della libreria, quello... Questo sono con d'accordo Lilli con e Patrizia, te. Come l'avete organizzato? Noi abbiamo vissuto nelle librerie, quando andiamo a fare i nostri weekend andiamo a vedere tutte le librerie che ci capitano sotto mano. Però purtroppo tu devi tenere conto che il mercato italiano è un mercato dove si legge molto poco. Dicono le statistiche, dicono che l'italiano legge un libro, 1,27, non so come sia venuto il numero decimale, probabilmente uno inizia 27 pagine su 100 e poi lo abbandona. Quindi un libro, 1,27 all'anno.
No, vabbè, italiani, cioè no. Queste sono le statistiche che arrivano dall'Unione degli Editori, quindi tu capisci che tutti i libri che stampiamo, che stampano tutte le case editrici... Che leggono libri cartacei o che leggono libri in generale? Lettura, cioè cartacei, lettura in generale. Lettura in generale. Di più, io spezzo una lancia a favore del libro in digitale. Per i grandi lettori, io... Tu credo che lo sia, le mie socie, siamo grandi lettrici, noi viaggiamo su una media di 3-4 libri alla settimana per piacere, per lavoro, per proprio nostro assolutamente modo di passare il tempo. Bulimia libresca, ne siamo afflitte. Sì, decisamente tutte. Sì. Accumuli una quantità di libri che poi è anche difficile sistemare in casa. Io ce li ho un po' dappertutto, tant'è che ogni tanto mio marito dice: senti, me ne metti un po' anche un bagno, ci facciamo degli sgabelli. Col digitale noi con 600 grammi abbiamo una libreria completa. Però è un'esperienza completamente diversa. Ecco, su questo non posso darvi assolutamente torto. A te, salutiamo. Salutiamo. E Telegrafica... Stai scrivendo? È in cantiere un allora, nuovo libro? Allora, ho appena finito la terza indagine del commissario Sasso. E c'è già qualcuno che... Il commissario Sasso, ho sbagliato, ho dato un nome diverso al mio commissario, il commissario Di Stefano. E Si baciano? Perché sembra di essere qua, il pubblico della serie letta. Allora, ti dico solo che questa volta sarà un po' diversa da queste due, perché vanno insieme ad Antiba a ritirare un premio che vince Agata. E ovviamente scappano nel morto. Ma vanno tutti insieme? Tutti insieme. Cane compreso. Cane compreso. Perché c'è un cane, cioè il fracca. Sì. Il fracca. Fracca. È un boxer che... È un boxer perché io vivo da 30 anni con dei boxer, per cui è una razza che io amo moltissimo. E dopo questa dichiarazione ci dobbiamo salutare. A te, autogestisci l'ultimo 10 secondi. Allora, che dire, io vorrei invitare tutti a vivere la vita con un po' più di leggerezza, che non vuol dire superficialità, ma vuol dire sorvolare le brutture della vita, mantenendo sempre quello spirito che avevamo quando eravamo ragazzini. Perché come disse Robert Oppenheimer, che fu l'inventore della bomba atomica, non prendete la vita troppo seriamente, perché comunque vada, non ne uscirete vivi. Buona vita a tutti. Esatto. Buona serata a tutti. Ciao, grazie. Raffaella. Ciao. Ciao. Giallo. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. A Risolto Giallo.